backstage dell'Eremo Club insieme con i cugini di campagna. Come state prima di tutto? Benissimo, ciao a tutti. Siamo ancora energici, siamo pieni di adrenalina, freschi di Sanremo, perciò come possiamo stare, dai. Esatto, io poi che sono insomma a un'età, quindi insomma mi conosco da lì, diciamo così, da tantissimo tempo. Quanto, ecco, nel vostro percorso, ovviamente voi guardate sempre in avanti, no? Ma quanto vi confrontate con il vostro passato così pesante e importante? Così ci responsabilizza. Esatto. Ah no, ma noi andiamo tranquilli, leggeri, leggiadri. No. Allora, il passato conta sempre, però l'importante è per esempio la coerenza di rappresentare quello che sei sempre stato. Con i dovuti accomunamenti, del tempo, ma comunque tu sei sempre quello. Quindi il passato va visto in questo senso, diciamo così. E poi quello che viene, viene. Tanto ci divertiamo, stiamo sempre bene. Poi sto per Sanremo. Cos'è il divano? Esatto. E anche parlando di responsabilità, vi siete resi conto che in qualche modo siete stati in qualche maniera precursori, no? Di un certo modo di stare sul palco, un certo modo di vestirsi, ma tanti anni, molto prima che diventasse, diciamo così, di massa. E allora? Ci sono tanti altri gruppi adesso moderni che ci hanno un po' scopiazzato. Lo diciamo o non lo diciamo? No, lì c'è un procedimento in atto. A parte, noi siamo orgogliosi di questo fatto che ci, qualcuno perlomeno. Comunque le mode tornano e ritornano. No? Noi siamo stati i primi, poi qualcuno insomma trova spunto. Siamo tanto contenti noi che ci copiano un pochettino. Hai capito qual è il vero segreto? È questo. Sì, sto vedendo. Com'è stato Sanremo? Per la prima volta è stato incredibile vedervi sul palco di Sanremo. Certamente un palco importante, non è il solito palco che si calca tutte le sere. Questa abbiamo avuto sempre quell'emozione diversa dai soliti palcoscenici. E c'era molta adrenalina, però abbiamo visto che il pubblico poi ha reagito molto bene, soprattutto anche adesso sta rispondendo molto bene, però anche i giovani, e questo ci gratifica e siamo molto molto felici di questa cosa. Cioè il pubblico non ci ha lasciato soli, noi siamo qui, esatto. La cosa interessante è che c'è il pubblico che vi segue da sempre, un pubblico nuovissimo che vi ha conosciuto da poco, che vi sta seguendo, e questo è incredibile, è un cross generazionale, potrei dire. Ci portiamo più di 15 generazioni dall'epoca. Non finiremo più qui, vuol dire che sei più vecchio di Harry Belafonte. Dall'epoca, diciamo. Un saluto dai cugini di campagna a RKO. Tutto RKO e vai.